Come sta la sanità pubblica? Non bene, e lo sanno ormai tutti, specie in Lombardia. Chi non si è imbattuto nei cronici ritardi per ottenere visite specialistiche o ha dovuto fare i conti con le code avvilenti al pronto soccorso? Di questo si è parlato all'incontro di apertura della settimana all'Università delle Tre Età di Lodi. Nella sala Pertini del Circolo Archinti si è cercato di andare all'origine delle attuali disfunzioni del sistema sanitario nazionale, grazie all'apporto di Silvana Cesani, consigliere comunale con delega alla salute. In Lombardia, ha spiegato la Cesani, si è passati progressivamente da un sistema sanitario che garantiva universalità, uguaglianza ed equità nelle prestazioni sanitarie, gratuita per tutti, ad un sistema selettivo, sostanzialmente diseguale per i cittadini, con quelli più abbienti favoriti nel garantire la loro salute. Il taglio delle risorse destinate alla sanità a livello nazionale in 10 anni si sono persi ben 37 miliardi di euro ed errori nella programmazione del numero di medici e infermieri necessari al sistema hanno fatto il resto. Le conseguenze sono ora sotto gli occhi di tutti. Mancano nel paese 30.000 medici e 250.000 infermieri, attratti in particolare dalle strutture private, con un impoverimento complessivo del sistema pubblico costretto al taglio dei posti letto e alla impossibilità di assicurare le cure essenziali agli utenti. Secondo gli ultimi dati a disposizione, ha riferito la Cesani, 4 milioni di italiani hanno deciso di rinunciare alle cure, mentre altri 427.000 vivono in povertà sanitaria. È per questo che, ha ribadito la consigliera comunale, è necessario invertire la rotta e difendere la sanità pubblica. Come? Il comune sta predisponendo un piano della salute locale che sarà presentato in primavera, in base al quale chiedere risposte concrete al sistema sanitario. Speriamo nei nuovi dirigenti dell'azienda sociosanitaria territoriale incontrati nei giorni scorsi, ha riferito la Cesani. Il direttore generale Guido Grignaffini ha assicurato di voler puntare sulla realizzazione delle case di comunità introdotte di recente in Lombardia e questa è una buona cosa. Sarà sufficiente per rilanciare la sanità pubblica?